Celebrare e festeggiare insieme il 25 aprile.
la festa della liberazione dell'Italia. Sono 74 anni che nel nostro paese festeggiamo questa ricorrenza. Ricordiamo oggi il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, del Nord Italia, proclamò l'insurrezione generale contro le truppe nazifasciste che stavano invadendo l'Italia. La guerra in realtà finirà qualche giorno dopo, però il 25 aprile, giorno in cui l'insurrezione scattò in tutta Italia, in particolare a Milano, è ricordata appunto come la giornata della liberazione del nostro paese. Fin dall'anno successivo, e appunto da lì ad oggi, per 74 anni, è stato festeggiato e speriamo che continui ad essere festeggiata ancora per tanti anni questa giornata. Personalmente è il decimo anno che servo la mia comunità come sindaco ed è quindi il decimo anno che festeggio il 25 aprile. E devo dirvi che tutti gli anni, ormai sono 10, quindi insomma li ho messi un po' uno dietro l'altro, tutti gli anni leggendo il giornale in questa mattina ho sempre trovato qualche dichiarazione fuori luogo. C'è sempre qualcuno che per distinguersi travisa il significato di questa giornata, non ne coglie il senso. E quindi orgogliosamente ribadiamo, come ho fatto per 10 anni, cioè 9 anni e quindi decimo con questo, che il senso del 25 aprile è quello di una festa che unisce tutti gli italiani, o meglio unisce tutti gli italiani che credono nella libertà, che credono nella democrazia e si riconoscono nella Carta Costituente, nella nostra Costituzione, come patto fondativo della nostra comunità nazionale. Questo è il senso di questa giornata, ricordando come ci sia stato un 25 aprile perché ci siano stati 500.000 circa di partigiani che abbiano tenuto la schiena dritta, abbiano preso le armi per liberare il loro paese, ma ci siano stati ancora di più circa 600.000 soldati, cosiddetti badogliani, che furono internati nei campi di concentramento tedeschi perché si rifiutarono di fare la scelta sbagliata. Così come ci sono stati tanti soldati appunto che hanno continuato a combattere sotto il legittimo potere italiano e ancora di più tanti civili che hanno aiutato, che hanno sofferto, e tutti quanti questi possono essere in un qualche modo considerati gli artefici di questo 25 aprile. È da scrivere al sacrificio collettivo di tutti quanti l'importanza di quel giorno, di quella data. E bisognerebbe che tutti quanti noi, ma in particolare chi ha responsabilità pubbliche, conosca la storia, perché non c'è comunità senza storia, così come non c'è un albero senza radici. Non esiste una comunità che arrivi all'improvviso su un territorio, ma sempre il frutto di percorsi storici, di processi storici anche lunghi. E noi siamo qui oggi perché c'è stato un 25 aprile con il suo simbolo, il suo significato e tutto quello che c'è stato, che c'è stato prima. Quindi siamo assolutamente contrari ad ogni riscrittura, a maggior ragione, se revisionista, se di parte, della storia. Non bisogna che questo giorno sia egemonizzato da nessuno, così non bisogna che sia contestato da nessuno. È la festa di tutti gli italiani e dovrebbe finalmente, dopo 74 anni, essere riscoperta in quel suo valore assolutamente significativo, assolutamente importante per tutti quanti noi. E oggi quindi festeggiamo con una caparbia ostinazione questa giornata che, grazie alla nostra banda, miscela assieme le note di Bella Ciao con quelle dell'inno di Mameli, che credo sia il modo migliore di sintetizzare quello che è lo spirito di questa giornata. Quindi continuiamo a festeggiarlo, ricordandoci però anche come non si tratti di fare solamente una celebrazione. Siamo chiamati tutti quanti noi, tutti i giorni dell'anno, in tutti i posti che occupiamo, in tutti i nostri ruoli nella comunità, nella società, a portare avanti da bravi italiani, da buoni italiani, quei valori per cui in tanti si sacrificarono
fino a quel 25 aprile del 45. Siamo chiamati tutti quanti noi ad essere testimoni attivi dei valori di quella carta costituente. Quindi non basta solamente festeggiarlo un giorno all'anno e non basta neanche solo festeggiarlo. Dobbiamo alzarci in piedi e per fare la nostra parte. Anche perché questo giorno ci ricorda, quel 25 aprile ci ricorda come dopo, come in ogni sepolcro ci possa essere una resurrezione. Quindi come anche una comunità italiana come era la nostra in quegli anni, dopo 20 anni di dittatura e 5 anni di guerra, quindi il sepolcro dell'Italia abbia saputo rialzarsi, risollevarsi e rinascere ancora più forte di prima, perché libera, perché democratica. Io sono giunto qui oggi alla fine di questo mio percorso, di questi 10 anni, quindi concludo, questo è l'ultimo 25 aprile in cui ho l'onore davanti a voi, davanti alla mia comunità, di celebrare questa giornata. Spero che si sia colto, come abbia cercato in questi 10 anni, nel mio piccolo ruolo, di portare avanti quei valori che diceva prima, quindi di essere testimone attivo di quelle cose che tutti gli anni sono stato chiamato a dire qui a voce. Spero che più che le parole pronunciate in questi 10-25 aprile, in questi 10 anniversari della liberazione, si ricordino invece i gesti, le cose che ho cercato di fare negli altri 364 giorni dell'anno. Concludo ringraziandovi per l'esperienza che mi avete onorato a chiamare a fare, quindi questo ruolo di sindaco, di rappresentante della mia comunità. E quindi con grande onore e senso delle istituzioni, per l'ultima volta sono qui a concludere queste mie parole dicendo viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva la Costituzione e soprattutto viva l'Italia. Thank you.